corsa in questa proprio parte iniziale del torneo. Si parte con il giropalla affidato. Può essere letale. Dalla bandierina va Panada. Il pallone sta per arrivare, molto arcuato in mezzo all'area di rigore, resta lì, poi ancora Ghisleni, lo acchitta col mancino, morbido in mezzo, colpo di testa e poi miracolo del portiere e poi altro tentativo con il pallone che finisce in rete, i due difensori, la rete è di Heiderreich, dopo il primo tentativo di Gut, il pallone che supera la linea bianca, finisce in rete, i due difensori che attaccano e alla fine il colpo vincente è del 5 di Heiderreich che realizza il vantaggio. Atalantino, rivediamo con il cioccolatino che è disegnato in mezzo da Ghisleni, ci prova prima Gut ma il tocco vincente poi sul tapin di Heiderreich che non lascia scampo al portiere, 1-0 Bergamasco. Sì, c'è stata comunque un'azione su un calcio d'angolo di ripartenza, il suggerimento in avanti da parte dell'Atalanta con Curtinovis che esce dai blocchi, va in porta Curtinovis e realizza un gol straordinario, grande giocata di Curtinovis, 2-0 Atalanta, da posizione impossibile trova la curva giusta e realizza un gol spettacolare, 2-0 Atalanta, la firma del 10, la firma di Curtinovis. E questo ha fatto un colpo incredibile con un'uscita non perfetta di Idasia che però poi si è aggirato e lui ha fatto un pallonetto a giro dalla linea di fondo, è veramente un colpo eccezionale. Un gran colpo da parte di Curtinovis che riesce. Difesa dell'Atalanta che in questo momento non ha avuto alcun tipo di pallone problema. In mezzo, colpo di testa e gol questa volta che arriva e arriva con un altro difensore, il gol messo a segno da Gut che realizza così il 3-0. Non c'è storia in questa partita, la rete di Rodrigo Gut e sono entrambi i difensori centrali ad andare in gol, Rodrigo Gut, stacco imperioso sul calcio d'angolo di Panada, veramente non ha lasciato centimetri agli avversari, il colpo di testa di Gut, 3-0 Atalanta. Dalle parti del cipriota, Vrikis guarda la porta, dentro il dai e vai che arriva con la possibilità per il Napoli e ci sarà calcio di rigore per il Napoli, dopo la percussione di Vrikis arriva anche il cartellino giallo. L'avanzata sulla corsia di destra e arriva il cartellino giallo nei confronti di Brogni. Calcio di rigore per il Napoli che può riaprire la contesa. Il lancio era in profondità per Labriola che è stato atterrato nel contatto con Brogni e c'è calcio di rigore per il Napoli. Grande avanzata di Vrikis e poi Labriola. Vrikis, lo specialista dagli 11 metri contro Gelmi. Parte Vrikis con il destro, angolatissimo e precisissimo il tentativo. La riapre così il Napoli con la rete di Vrikis. 3-1, sì, comunque il secondo tempo il Napoli può comunque cercare di trovare l'altro episodio per riaprire, ma insomma che sono formazioni molto ma molto importanti, però l'Atalanta è veramente forte. Occhio tanto la possibilità di entrare a rigore con Ghisleni e alla fine lo trova il gol. Ghisleni dopo averci provato tantissime volte, la rete di Ghisleni che mette la ciliegina sulla torta nella giornata bergamasca e cala il poker così l'Atalanta sul Napoli. Sì, cala il poker, obiettivamente è un gol anche meritato, questo giocatore ha avuto tantissime, tantissime occasioni, l'Atalanta ne ha create a bizzeffe, quindi 4-1. Dice che può bastare game over a Zingonia, 4-1 dell'Atalanta sul Napoli e settima vittoria in questo campionato per la capolista del campionato primavera, vale a dire la squadra bergamasca. Cominciare la sfida con il fischio d'inizio che viene appunto in, viene fischiato appunto in questo istante, la Juventus manovra il primo pallone della gara. Pallone subito da parte di Elia Petrelli che si è smarcato con una Veronica per provare a chiudere l'1-2 col compagno. Pallone lungo sul secondo palo, il colpo di testa, Caprile risponde, arriva il tocco vincente da parte di Leo e c'è il secondo centro in questo campionato per il terzino bianconero. 1-0 Juventus dopo 12 minuti, distrazione però clamorosa della difesa del Chievo all'interno dell'area di rigore. La seconda palla è sempre la più importante, no? Stacco poderoso del centrale della Juventus e subito dopo la respinta, palla sporca che rimane lì, bravo il difensore della Juventus a ribadire la palla in rete. Qui è stato molto bravo Vlasenko ad arrivare per primo di testa, poi forse un'incertezza di Caprile che sicuramente non ha respinto bene questo pallone. Demirovic si gira senza subire fallo secondo l'arbitro, riparte allora la Juventus, possibilità sulla sinistra per Petrelli che controlla questo pallone, può andare all'uno contro uno con Leggero, ancora Petrelli, guadagna adesso l'area di rigore, arriva sul fondo, pallone in mezzo e il tocco vincente da parte di Fagioli, 2
2-0 Juventus, contropiede magistrale per i bianconeri, lavora benissimo quel pallone Elia Petrelli sulla sinistra e in mezzo trova quello che è il tap-in vincente da parte di Fagioli, 2-0 e in questo momento vantaggio più che meritato della Juventus sul Chievo. Contropiede perfetto, tre passaggi e gol. Recuperano il pallone, bravo Petrelli ad andare in area, perché qua l'attaccante quando ha spazio la cosa più importante è andare in area. E poi è bravo a mettere dentro questa palla, rimorchio, viene seguito bene il contropiede da tutta la squadra, che comunque c'era sia Fagioli ma anche due o tre altri. Ancora per Fagioli, uno contro due, rientra ancora una volta l'autore del secondo gol della Juventus, ancora Fagioli, bravo con caparbietà ad entrare in scivolata, a tenere questo pallone in mezzo sul secondo palo, il tocco sotto misura di Ranocchia, 3-0 Juventus, ma che cosa si è inventato Fagioli? Ha visto una cosa che probabilmente non aveva visto nessuno, ha visto una traccia che solo i numeri 10 sono in grado di vedere, palla sul secondo palo, il tocco di Filippo Ranocchia, 3-0 al minuto 33, finora una partita a senso unico quella tra Juventus e Chievo. Bellissima giocata del numero 10 juventino, ma dormita colossale qua della difesa clivense, perché comunque palla libera, è vero che il giocatore sta risalendo. Tuzzo a calciare con il mancino, al limite occhio anche a Pavlev, traversone sul primo palo, colpo di testa e il Chievo prova a riaprire la partita, il colpo di testa da parte di Farim, 3-1 per il Chievo, da un calcio piazzato si fa trovare impreparata la formazione bianconera e adesso i clivensi ci provano a regalarci un'ultima mezz'ora spettacolare. Corner battuto benissimo, ottima elevazione, perfetta l'esecuzione del colpo di testa. Un vero peccato, come ti dicevo, che il Chievo è entrato in campo con 45. Il pallone ancora per Azzuelli, buona però stavolta la pressione di Fagioli. E un 2 contro 2 con Da Graca, 1 contro 1. Salta Farima, ancora Da Graca, va via, fa tutto da solo. Allarga il pallone per Fagioli che non glielo ritorna. Ancora Fagioli, Nicolo Fagioli, la doppietta. Game over a Vinovo, 4-1, un contropiede perfetto. Recupera palla, la scarica al compagno, la va a riprendere, botta sotto l'incrocio. A proposito di contropiede perfetto, a proposito di centrocampista dalle grandi doti tecniche e atletiche, eccolo qua signori, Nicolo Fagioli. Due ne hanno fatti, uno nel primo tempo e l'unico questo del secondo tempo, perfetto, recupera palla, ripartono forte. Qua il centrale difensivo non deve cercare di recuperare il pallone, perché dopo non ci sei più e il tuo compagno è costretto ad andare sull'avversario. È rientrato benissimo, poi ha calciato con una naturalezza quella incredibile, assolutamente esecuzione perfetta. Rientra, dopo essersi fatto tra l'altro 50 metri certo, praticamente in corsa, è il secondo gol quest'oggi. Juventus batte Chievo 4-1 in questa nona giornata di Primavera 1. La Juventus fa un buon balzo in avanti in classifica, il Chievo si ferma dopo 4 risultati utili consecutivi. Grazie ad Andrea Dossena. Grazie a voi. Grazie. Da Ivan Fusto e qua fino alle festività natalizie, e quindi i punti diventano molto pesanti per entrambe le formazioni. E allora prova ad impostare subito la Roma, linea mediana, scivola però dalle parti di Biandà. Plesnierovic apre su Parodi, poi soffia il pallone lì in zona e riparte centralmente Moro, parte palla a piede, Moro, attenzione, entra in area di rigore Moro, poi fa tutta la scia e alla fine in qualche modo la Roma riesce a fermarlo, ma non è finita, altro tentativo di Falbo, poi dentro il tocco ravvicinato, il gol che arriva con la Lazio, il gol di Sheu al primo pallone giocabile, un'azione molto molto sofisticata dentro l'area di rigore, la zampata di Sheu, 1-0 biancoceleste. Bravo Sheu a battere a rete praticamente con la porta sguarnita, classica situazione che trova la Roma impreparata, è ripartito velocissimo Moro, sarebbe da rivedere anche il contatto all'interno dell'area di rigore, poi sulla ribattuta è arrivato alla palla fortuitamente a Sheu che col mancino ha battuto nella porta ormai sguarnita. Ne parlavamo prima proprio di queste situazioni in cui la Roma soffre spesso. Qui vediamo come Falbo va alla conclusione colpendo male, serve involontariamente Sheu che deve solo spingere in rete. Sì, anche lì Zamarion per la squadra di Menichini, lancia in verticale, occhio perché schizza in quella zona Anderson, prova la corsia giusta, tocco all'indietro e poi termina giù, calcio di rigore per la Lazio dopo la progressione lì davanti di Anderson che poi prende i complimenti anche dai compagni di squadra, grande progressione dell'olandese sulla corsia di destra, manda al bar Darboe che lo stende, calcio di rigore per la Lazio. Progressione devastante da parte di Anderson e scelta difensiva dal dischetto,
parte con il destro, Zamarion intuisce ma non lo prende, 2-0 Lazio. La rete di Anderson che spiana la strada ai biancocelesti dopo 27 minuti. Piatto destro incrociato, Zamarion intuisce, non battuto benissimo questo calcio di rigore, sfortunato però il portiere della Roma, tutto nato ancora però da una disattenzione in fase difensiva. Ora sta arrivando anche nella capitale ma sul campo della Lazio la sconfitta, il pallone in mezzo con la Lazio che poi colpo di testa dentro la porta e c'è un clamoroso autogol per i biancocelesti, clamoroso autogol per la Lazio, credo con Falbo, eccolo qui. Rivediamo cosa è successo. Sì, Falbo nel tentativo di allontanare fa un gol nella propria porta. Clamoroso autogol di Falbo che riaccende le speranze della Roma negli ultimi 4 minuti. Aspetta dei rinforzi, poi si intestardisce a portare il pallone. Arriva Cerbara, può andare a largo. Cerbara da solo dentro l'area di rigore. La serpentina di Cerbara che poi si porta il pallone a largo. Ma in questo istante l'arbitro dice che può bastare. È game over a Formello con la Lazio che vince il derby primavera. 2-1 dopo 2 anni, torna il derby e questa volta è di marca biancoceleste. Vittoria meritata per i ragazzi di Menichini che hanno fatto una prestazione di grandissima. Il Torino, Mulattieri sul pallone, si attende il fischio del signor Marini che arriva in questo momento. È iniziata allora Inter-Torino. Beh, sicuramente le squadre nei primi minuti dovranno anche valutare. Prova avvolgente, scaricando la palla in area di rigore dove era andato a saltare Rauti, che va però a vuoto, ma c'è ancora spazio per Michelotti che la rimette dentro il palo, aiuta Stankovic e poi l'ultimo tocco è fuori misura. Freschi di energie, perché comunque giocare su un campo così pesante la fatica è doppia. Palla dentro, bravissimo Mulattieri in anticipo. Bravo anche lui a rispondere. Sì, ha chiuso bene l'intento di questa formazione di Mister Sesia, sia questo, dar pochi punti di riferimento. E buon cross di Greco. Per mettere, eccolo. E poi al limite dell'area, gran parata di Stankovic. E tiro sul fondo, era anche il tiro. Pirola, avanza, scarica a sinistra per Burgio. Cross in mezzo, Schiro se la ritrova addosso, la calcia Ghiotto! Fuori gioco. Era comunque fuori gioco. Viene fatta giocare, squizzato di testa, batti e ribatti. Vediamo Colombini se ci crede, Singo si immola. Finisce qui, 0-0 tra Inter e Torino. Partita forse nel primo tempo meglio il Toro. Settimana di pausa perché oltre a quella appunto per la sosta per le nazionali non ha giocato neanche la sfida precedente con l'Inter per via dei tanti nazionali che erano assenti. Viene da una sconfitta in chilometro. Samp non riesce a uscire dal piede dalla propria metà campo. Ancora allora Pellegrini c'è davanti a Ibalde. Pellegrini riesce a centrarsi il controllo alle spalle di Ginean. La conclusione e il vantaggio del Sassuolo. 1-0 alla mezz'ora. Giocava meglio la squadra neroverde, merita il vantaggio. Mi sembra giusto, ratifica tutto il fraseggio, tutto il volume di gioco creato a livello di squadra e trova un gol che forse... O'Day dentro per Saccani, non c'è le cross, c'è però probabilmente il calcio di rigore perché va giù Saccani, va in ritardo l'avversario, c'è il calcio di rigore per il Sassuolo e si prende il pallone O'Day. Ha fatto un gesto per il 2-0 Sassuolo. Marginian 2-0, tutto troppo facile Sassuolo in questo primo tempo. Rigore perfetto, risultato per ora giusto. La Sampdoria deve prendere dei provvedimenti. Fa il primo e il secondo tempo per cercare di... Con Avogadri tra i pali, Ercolano e non Giordano che si è fatto male alla spalla sulla corsia di sinistra. Attenzione però al pallone dentro, la rete di gol passa sul secondo palo e poi c'è il gol del Sassuolo. Neanche il tempo di tornare in campo. Aurelio piazza il 3-0, 45 minuto e 20 secondi. Stavamo leggendo le formazioni. La consuetudine del primo tempo o cercare a destra O'Day o Aurelio a sinistro ha combinato proprio questa. O'Day contropiede Sassuolo lanciato 3-2, O'Day la vicino c'è Artioli, servito Artioli, prova la conclusione Artioli, poker del Sassuolo in contropiede 75esimo minuto, 4-0. Penso che la caratteristica del Sassuolo sia proprio questo recupero palla e la ripartenza. L'ha fatto
durante tutta la partita. La testa Pompetti riesce ad andare in profondità, il quello lì. Stefano, attenzione a Balolì, Balolì in aria, Balolì, Balolì, eccolo qui il gol della Samp, 77esimo, lo merita Balolì, è l'unico come che dicevo, ha provato a fare qualcosa davanti. Come dicevo prima, l'unico modo per scardinare il Sassuolo era nella fase nella parte centrale del campo con del fraseggio, perché lateralmente dopo avveniva un traversone che era preda dei difensori. Sì, ancora Mercati, Saccani dentro Manara, il tentativo in pallonetto ed è un golasso quello di Marginean, hat-trick, gol, si porta a casa del la centrocampista palla. Del Sassuolo, porta a casa il pallone, giocatore migliore in campo probabilmente senza alcun dubbio per tutte le fasi, per i tre gol. Ma come ha letto l'azione, ha visto il portiere fuori, non ci ha pensato, pallonetto e via. Questo è un gol, farla frittata Valdè. Ma termina qui, dice che può bastare il signor detto Maso di Rimini, la tripletta di Marginean decisiva, poi hanno arrotondato Aurelio e Artioli per il... Prime verifiche per il signor Natilla e poi il match potrà cominciare con il primo tocco di palla della Fiorentina con Nino Kukovec che appoggia su... altri giocatori attaccanti dell'Empoli. Calcio di punizione, lo batte Zelenkovs direttamente verso la porta! Il vantaggio dell'Empoli allo scadere del primo tempo, Dimitri Zelenkovs, punizione effetto, Empoli 1, Fiorentina 0. L'abbiamo detto che poteva essere una situazione, una zona del campo dove poteva, però sinceramente non mi sarei aspettato. La sua squadra ferma tutto a centrocampo, Bellardinelli, l'Empoli batte la Fiorentina, seconda vittoria. Casa non perde un colpo, il Bologna fuori casa invece deve un po' trovarsi. La formazione allenata da Emanuele Troise, si parte con il completo bianco per i Felsini. Soliti in cui il Cagliari lavora bene. Pallone dentro, altra traccia di Marigosu che cercava di imbucare verso Gaiano, non riesce a controllare il pallone, allora tutto facile per il portiere del Bologna Marco Molla che poi può andare al rilancio. Pronto al rinvio il portiere del Bologna, quando siamo alla mezz'ora l'arbitro interviene e lo ammonisce. Attenzione, c'è anche una punizione. Eh sì, c'è punto. Anche una punizione perché comunque ha ritardato la rimessa, il portiere cerca di chiedere spiegazioni, a cercare la potenza e la precisione. Parte Gaiano con il sinistro, Gaiano 1-0 Cagliari e lo sfrutta al meglio il calcio di punizione. Gaiano fa 7 in campionato, la rete è sempre dell'11, è sempre di Luca Gaiano. Molto freddo qua Gaiano, sono situazioni inusuali come già detto, quindi ci si potrebbe far prendere dalla frenesia. Invece qui è stato bravo a vedere che Molla, così in modo un po' inspiegabile, è andato a buttarsi davanti alla barriera ed ha lasciato totalmente libera la zona. Esatto, infatti esatto. Ha preso il gol sul suo palo, sì, perché lì doveva andare sì. Sul palo e invece è andato a stringere sul giocatore e sì. Si è allargato poi Gaiano con intelligenza e furbizia. Le due formazioni, entrambe a 22, l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia e arriva la settima vittoria del Cagliari in prima posizione in classifica con l'Atalanta. Si conferma la formazione di Max Canzi, decide un gol di Luca Gaiano. Sì, gol decisivo, una partita non bellissima perlomeno fino all'espulsione del Cagliari, poi grande pathos nei minuti finali. Pescara, saranno gli abruzzesi a toccare il primo pallone del match e allora si parte, inizia Genoa Pescara con il Pescara che manovra subito a centrocampo, lancio in profondità sulla corsia di destra, prova subito Cozzurro dal 2010-2011, lancio dentro a cercare Blanuta che poi prova a far scorrere il pallone e c'è calcio di rigore per il Pescara, l'arbitro credo che abbia visto uno fallo di mano, arriva anche l'ammonizione nei confronti di Matteo Piccardo, calcio di rigore per il Pescara, il lancio in profondità per Blanuta, credo che abbia visto uno fallo di mano, rivediamo sempre Palmucci che va verticalmente e qui è il braccio largo a sinistra da parte di Piccardo, è quello che ha visto l'arbitro. Esimo per il Pescara, Chiarella dal dischetto, va col destro, spiazza il portiere, 1-0 per il Delfino abruzzese, passano in avanti i giocatori di Nicola Allegrottaglie, la rete dell'11, la rete di Chiarella su calcio di rigore per il vantaggio biancazzurro con il saltino e poi portiere da una parte, pallone sull'altro versante, l'1-0 per il Pescara che passa in avvantaggio al Begato dalla corsia di destra.
con il cross che perviene dentro l'area di rigore, colpo di testa lì di Piccardo che arriva e mette dentro raggio il gol dell'1-1, il gol è firmato da un difensore, da Leonardo Raggio, che trova il pallone giocabile lì davanti, lo scaraventa in porta, di giustezza, 1-1 Genoa, rivediamo ancora il filtrante dentro l'area di rigore, vanno a saltare in due e poi è proprio Raggio a guadagnarsi lo spazio giusto e a scaraventare il pallone in rete, il difensore centrale, l'area di rigore. Poi prova a controllare, ancora in zona Bisaggio, va lateralmente su Piccardo, chitta il destro, può andare al cross, in the box, in mezzo il colpo di testa che arriva Serpe e poi arriva la rete di Moro per il 2-1 Genoa. La rete è griffata dall'11 da Moro che ribalta completamente la situazione, passa in vantaggio così il Genoa con la firma dell'ex attaccante del Padova. Il cross dalla destra da parte di Piccardo in mezzo, prima va a saltare Serpe e poi il pallone giusto se lo ritrova lì proprio Moro con il tentativo che muore sotto l'incrocio dei pali, una rete preziosissima di Luca Moro che si conferma bomber, fischietto in bocca e in questo istante dice che può bastare. Arriva un'altra vittoria pesantissima per il Genoa, la vittoria numero 6 in questo campionato, che consente ai grifoncini di Luca Chiappino di salire.